torna a splendere grazie a un lungo restauro realizzato con tecniche moderne e d'avanguardia la Galleria delle Carte Geografiche dei Musei Vaticani, completata nel 1581 durante il pontificato di Gregorio XIII Boncompagni e realizzata da un gruppo di artisti, cartografi e matematici coordinati dal domenicano Ignazio Danti. La galleria contiene un'eccezionale rappresentazione artistica e geografica di tutte le regioni d'Italia e delle isole vicine, offrendo una testimonianza preziosa delle conoscenze geografiche e dello stato dei luoghi dell'epoca. Il passare del tempo e gli effetti di alcuni restauri precedenti hanno reso necessario questo intervento di conservazione, condotto da un team di 16 esperti, senza mai chiudere al pubblico la galleria. Con noi Maria Ludmilla Puzka, restauratore capo del Laboratorio Restauri Dipinti e Manufatti Lignei dei Musei Vaticani. Gli artisti hanno impiegato circa 3 anni e mezzo, che equivalgono più o meno all'intervento di restauro che noi abbiamo realizzato. E questo è un confronto molto interessante per i tecnici del laboratorio di restauro, perché in realtà il restauro a volte è più complesso di una fase esecutiva di un'opera d'arte. E la grande squadra che abbiamo creato per realizzare velocemente questo restauro ha dovuto mettere a punto una metodologia molto interessante, moderna. Ci siamo avvicinati molto al biorestauro, quindi la natura stessa ha contribuito a fornirci dei materiali adatti per creare una conservazione migliore. Il restauro, che ha interessato la precarietà dello stato di conservazione, soprattutto degli intonaci e la percezione visiva delle pareti dipinte, ha portato anche a nuove inattese scoperte. Ogni carta ha un suo segreto. Tra i vari segreti, una novità piacevole è stata quella di aver ritrovato, per esempio, una moneta di Urbano VIII, dove all'interno di questo restauro, insomma, è venuto fuori all'interno di uno stucco, di una superficie in rilievo, il lascito così di questa moneta che ne testimonia l'anno e tutto quanto. E questa è una delle novità interessanti. Oltre a una quantità di firme e di testimonianze degli artisti, ma anche dei restauratori che sono passati all'interno di questa galleria. I preziosi lavori di restauro, condotti lungo i 120 metri della galleria, sono stati possibili grazie alla generosità di mecenati americani, che hanno scelto a quale carta geografica dedicare la propria attenzione. Con noi Romina Cometti, dell'Ufficio dei Patron of Arts presso i Musei Vaticani. Sono entrati in questa galleria, famiglia per famiglia, hanno scelto la loro carta. Perché? Questa è la domanda che sorge spontanea. Alcuni di loro amavano andare in vacanza in alcune regioni italiane e quindi ovviamente hanno scelto quelle. Altri, e questa è stata la cosa più toccante, erano legati a delle regioni e a delle città in particolare perché risalivano ai loro antenati. Si parla proprio dei primi immigrati in America che abitavano nel piccolo paesino in Sicilia. E in queste carte geografiche, che sono dettagliatissime, perché Ignazio Danti fece delle ricerche molto approfondite, i nostri benefattori hanno ritrovato il piccolo paesino, quello proprio fatto da una casetta sola.